che la maglia ha difeso il governo da un'irruzione extracomunitaria voluta dalla sinistra. Ma no, ma quale irruzione extracomunitaria? Questa è la sua interpretazione. Vittorio, no, questo lo dice lei. Cosa... Tu non puoi che dicendo no, cosa dice la maglia. Non puoi dire che questa è un'irruzione extracomunitaria. Questo ragazzo compone ad Orosei. Ma l'ha detto lei, non lo dico io. Il padre assente. Ma sai che sei rincoglionito? Scusi, ha chiesto. Scusi, ha chiesto Giletti. Ho chiesto io la maglia. Hai rotto i coglioni. Non sono io. Sei un imbecille. Non sta con me. No, scusate. Ho detto la maglia. Scusate, tu non sei più capace di capire. No, io la maglia ha dato un'interpretazione filo governativa. No, tu ho hai detto, dato un'interpretazione. Io. Ho fatto una domanda. Ho detto lei, non capisci un cazzo. Scusatemi, ho fatto una domanda e gli ho risposto. Allora, imbecille. Allora, ho fatto una domanda io. O eliminare completamente la giuria o metterla prima, cioè la giuria tecnica sceglie prima la maglie, poi il popolo vota, oppure bilanciarli e vediamo oppure chi bilanciarli che sei al 50%. Posso finir di parlare? Posso finir di parlare, Telese, che sei un uomo di governo che non consente di parlare a uno libero? 70-30 per dire, non lo so. La maglia però, vice, viene una ma al di là di chi sia. Così poi premiate. No, mettiamo Telese governativo. Telese governativo come la maglia. Telese governativo. Leccacuro dei 5 Stelle sì, come Telese. Sì. Tipicamente governativo. La maglia è governativa e io non ci vengo perché di Sanremo ne importa meno che nulla. Eravamo riusciti. Tu e chi la pensa commetti?